alziamo magari il volante e la tiriamo più comodamente. Ok, attenzione anche ai dentini. Ok, eccola qua. Come vedete è venuta via. Qua ci serviranno delle chiavi torque che io mi sono già premurato. Eccole qua. Allora, il mio kit multiuso. Verificate quale sia quella giusta. Ok, io l'ho trovata, è questa qui. Ok, andiamo a svitare la nostra autoradio, stando attenti sempre a questa parte qui che non venga stappata. Allora, attenti anche a non perdere le viti, se no non potremo fissare niente. Io ho comprato questa radio in sostituzione della mia 3 pollici, che vabbè, ovviamente aggiunge molte funzioni anche rispetto alla 5. Allora, le viti le teniamo da conto, non come ho appena fatto io. Ok, stiamo a svitare l'altra. Più o meno, anche se più aggiornata, il sistema è come quello della Punto, non dovrebbe bloccarsi come faceva sulla Punto, e è un po' più rifinita in quanto l'USB ce l'ha direttamente sulla radio e poi viene gestita con le prolunghe. Allora, andiamo a svitarla. Questa è l'ultima, una delle più scomode. Ok, sempre attenti alla plancia. Ok, molta attenzione, ribadisco, con le viti. Sull'autoradio ci sono due viti a stella che vanno rimosse prima dell'installazione. Adesso vi farò vedere quali sono comunque. Ok, devo rimuovere l'ultima vite, quella più lontana. Vi consiglio un cacciavite a cricchetto, perché magari se avete le mani giganti come le mie viene scomodo svitarlo. Ok, ecco l'ultima vite, è venuta anche via lei. Ok, attenti a navigare anche sotto, anche il cacciavite, attenzione a dove lo riponete. Andiamo a tirare via l'autoradio, vedete? Viene via semplicemente. Andiamo a superare la mascherina senza far danni. Ok, ecco qui la nostra autoradio. Adesso dovremo staccare il connettore cuffia. Scusate. Adesso dovremo staccare il connettore della radio e della cuffia, che sono spinotti, che hanno una levetta. Allora, questo basta schiacciare, penso qui, sì. Questo va tirato e poi si stacca. Penso. Non vedo un cavolo. Ok, questo si schiaccia. Ecco, ciao cuffia. Questo si schiaccia, si tira su. C'è questa specie di baionetta, vedete? E poi lui verrà via. Eccolo qua. Questo qua dell'antenna. Va sempre schiacciato qua in alto. E si libera l'antenna. E poi c'è l'ultimo, che va anche lui schiacciato qui in alto e verrà via. È un po' più duro. Con un po' di forza cerchiamo di staccare questo cavetto. State attenti a non romperlo come ho fatto io. E iniziamo a attaccare la nuova autoradio. Quella vecchia la posiamo. Ok. Per prima cosa dobbiamo attaccare questi due fili tra di loro qua, uno qua e uno qua. Ok, poi andiamo a attaccare
questo a quello della radio vecchia e lo incastriamo con la baionetta. Qua è abbastanza semplice, basta seguire i buchi qui e i buchi qui, spingiamo fino in fondo e poi li fissiamo, ok? Dopodiché qua dovremmo andare a collegare il nostro CAN bus a questo filo. Andiamo a recuperarlo. Ecco qua il nostro CAN bus. Andiamo ad attaccarlo, come vi dicevo, a questo filo. Anche qui è abbastanza semplice, basta seguire l'ingresso. Quindi questo va così. Una volta che ha fatto click, vuol dire che è collegato. Una volta fatto questo, possiamo iniziare a mettere, se ci interessa, questo qui, dove abbiamo tutti i vari cavi, illuminazione, sub e via dicendo. Se no, andiamo a mettere i nostri sensori, che poi fisseremo a questo cavetto bianco. Eccolo qua. Dopodiché andiamo a mettere qui l'USB che avevamo trovato dentro al sacchetto. Non la prolunga, in questo momento non mi serve, ma quell'altro cavo per recuperare l'USB, quella nel cruscotto. Eccolo qua il cavo, anche qui è abbastanza semplice, va a logica, quindi dietro all'USB e poi lì. Ok, i sensori vi consiglio, io penso che li attaccherò qua dietro. Poi andiamo a montare l'antenna GPS e il microfono. Allora, l'antenna GPS va semplicemente avvitata qui e poi messa con del biadesivo dove vogliamo. Io la metterò sopra il contagiri. Dopodiché il cavetto che ci ha fatto bestemmiare prima, cioè questo bianco, andiamo a agganciarlo qui, seguendo il buchino. E poi lo andiamo a mettere qua nell'ingresso antenna della radio. Ok, qui l'abbiamo messo, andiamo a fissarlo qua. Ed ecco fatto. Allora, giriamo la chiave e vediamo se la radio si accende e si sente la musica. E vanno anche i sensori dietro. Di default la radio vi accenderà la retrocamera e io la monterò prossimamente perché non mi è ancora arrivata. Ecco qua, andiamo a vedere se si sente. Okay. Ecco. Di fissarlo ricordiamoci di togliere le due viti sopra e che i fili non passino, come ho fatto io, dentro la plastica ma dietro. Una volta incastrato tutto dentro andiamo a riavvitarlo, a rimontare tutto e poi vi farò vedere come va. 6 km lampeggiano, per riallinearli basta andare in un elettrauto Fiat o comprare delle centraline modificate. Qui va impostato l'orario che non ho ancora preso dal CAN bus, possiamo modificare le impostazioni, poi entrerò magari nel dettaglio prossimamente. Qui possiamo scegliere la nostra musica, se è su chiavetta e via dicendo, vedete? Ok. E ci farà vedere la copertina della canzone. Ti prendo come punta che spera nel mio. Qui abbiamo la radio. Però siamo già lì. Sì, a maggio è. Qua possiamo scegliere la rete, le mappe. Adesso devo installare un programma di mappe. Poi guarderemo comunque tutto nel dettaglio nel prossimo video. Per ora è tutto, ho cercato di farvi una guida più semplice e veloce possibile, spero che il video sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video.